Ciao a tutte e ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Oggi siamo in compagnia di Salem per fare un video un po' diverso dal solito. Volevo venire a fare una stesa qui. Ci sarà da ridere. Allora, iniziamo. Salem ci farà compagnia. Facciamo una stesa per la settimana a venire. Come al solito potete scegliere tra uno l'altro oggetto che vi metto io qui a disposizione. C'è qui la madreperla, che è questa che pare aver scelto Salem, e c'è poi questa conchiglia. Vedete qui che c'è già il forellino, quello naturale. Le ho trovate così sulla spiaggia. E qui abbiamo signor Salem, che veramente volevo farlo scendere dal tavolo, però non ne vuole sapere. È vero, ciccio bello, ciccio. Allora, iniziamo subito. Per chi ha scelto la madreperla, andiamo ad utilizzare tre mazzi. Andiamo ad utilizzare i tarocchi, gli oracoli della sirena e i tarocchi celtici. Ok? L'unica cosa è che, dunque, volevo fare questo tipo di... Non so se mi sa che lo devo fare scendere. Salem, se fai così non mi fai combinare niente. Dai, mi deconcentro. Dai, vuoi scendere dal tavolo? Togliamolo. Ok, Salem ci ha lasciato il campo libero. Si fa per dire. Allora, per te che hai scelto la madreperla, andiamo a vedere le energie generali della prossima settimana. Ma qui, detto in parole povere, ci potrebbe essere uno spostamento, un viaggio, comunque una situazione in evoluzione. Quindi qualsiasi cosa potesse essere nella vostra vita, diciamo, stantia, qui si va a muovere. Quindi potrebbe essere una comunicazione che arriva, potrebbe essere una comunicazione che arriva, potrebbe essere un viaggio vero e proprio, qualcuno che viene a voi o voi che vi dovete spostare. Possono essere anche semplicemente per alcuni rientri dalle vacanze o dover andare in città a fare servizi, spostamenti, anche di un po', diciamo, un po' di chilometri. È una situazione che si evolve, quindi se qui avevate una notizia, qualche comunicazione, qualcosa di ufficiale che vi doveva arrivare, qui vi arriva. Qui qualcuno può aver bisticciato, ragazzi, ragazzi, ragazze, donne e uomini che mi ascoltate. Qui qualcuno, da un punto di vista affettivo, potrebbe aver bisticciato. Vedete, qui abbiamo anche la... Abbiamo, come posso dire, come se ci fosse, non dico perennemente, ma qui come se ci fosse una situazione di che si va ad insidiare. Potrebbe essere anche una situazione di come si dice, di rimanere incastrati, una sorta di situazione in cui vediamo il rovescio della medaglia in positivo e in negativo. Vedete, qui c'è la duplicità, c'è la doppia faccia, c'è una situazione da un punto di vista affettivo che per qualcuno potrebbe significare portarla avanti, ma portarla avanti, diciamo, con la consapevolezza che è una situazione a doppio taglio. Situazione a doppio taglio che in passato potrebbe anche, qui qualcosa deve essere successo, qualcosa che ci ha fatto star male, anche litigi per futili motivi, dove però comunque se c'è stata litigata con qualcuno, qui vedo la pace. Ecco, vedete, c'è la pace, la serenità, l'armonia, e me lo ripetono anche i tarocchi, perché in questo caso è tornato il micio. Dai, Salem, no, 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 qua non puoi stare.
Togliti. Me lo dicono anche i tarocchi perché qui abbiamo di nuovo la carta della temperanza. Abbiamo la carta della temperanza che va a pari passo con qui con la serenità, la pace, la pazienza, che mi indicano come quasi accettare un rapporto che però sappiamo essere un po'. Ecco, qui non mi veniva bene prima esprimermi. Qui è come se noi restiamo, decidiamo volontariamente di rimanere in un rapporto un po' velenosetto. C'è un po' una sensazione di non di resa, però un po' avete presente l'atteggiamento delle nonne sagge, che sanno, sono un po' accomodanti, sanno capire quando una situazione è quella che è, fanno spallucce e la portano avanti. Un atteggiamento un po', come si dice? Non remissivo, un atteggiamento un po' stantio. Come si dice? Non mi viene il termine. Di chi ha mollato la presa, di chi rimane in una situazione sapendo che sì, se ne potrebbe uscire, ma non fa niente per uscire, no? Allora, la base è qui, ci potrebbero essere in questa situazione qua dei litigi anche per questioni economiche, ma niente di che, niente di rilevante. Potrebbe venire una comunicazione ufficiale in questa settimana o per posta o per mail o per via PEC e potrebbe riguardare una situazione che vi lega al passato, quindi non una situazione ex novo, una situazione. Adesso andiamo a vedere gli sviluppi velocemente. C'è una allora, la settimana prossima qui c'è una situazione in cui voi, pur eventualmente rimanendo in un rapporto, potreste anche avere la necessità, cioè lo star bene da soli, avere voglia, necessità di passare del tempo da soli. Potrebbe arrivarvi la comunicazione da parte di un uomo in negativo riguardo un incontro, oppure una comunicazione ufficiale per quanto riguarda una situazione del vostro passato, che viene dal vostro passato. C'è qualcuno non tanto ben disposto nei vostri confronti, eh?